Questa magistrale cambiata. Allora, noi fa piacere ospitare sempre di più lunedì l'Archeo Club. Il lunedì è proprio una bella puntata dedicata alla cultura, alla storia. Poi l'Archeo Club è variegato, e perciò insieme al collega Salvatore De Napoli c'è un attore, regista, Impropriamente possiamo impropriamente dire. Edoardo Chi è che non è Zampella, attore? di Diffusione Teatro, che poi è un teatro particolare, no? Poi ci Torre spiegherà, Annunziata. di Torre Annunziata, insomma, andiamo nel napoletano, proprio che siamo contigui. Certo. È una Siamo linea, europei. una. Siamo Eh? europei. Siamo, non so ancora per quanto, però. Visto quello che succede in giro. Però no, dicevo, fa piacere avere l'Archeo Club perché aumenta l'interesse intorno a questi appuntamenti, aumenta l'interesse intorno proprio all'Archeo Club, no? Sì, grazie anche a Ore 12, che sta avendo, devo dire, veramente un buon successo come, diciamo, spazio televisivo anche dedicato a questa parte della cultura. E siamo stati, come dicevamo l'altra volta, sabato sera alla mostra Tsunami, dopo lo Tsunami Salerno Antica, e al San Pietro a Corte con il professore Paolo Peduto, ed eravamo 64 persone, quindi un numero abbastanza rilevante, considerando che era sabato sera e che molti sono stati costretti a venire in treno. È stata una bellissima esperienza. Chi può vuole andare su Archeo Channel, su YouTube, potrà vedere i video delle fotografie che potranno, diciamo, c'erano a disposizione, e quindi è stata una bella serata. Una bella. Purtroppo di questi una quarantina è dovuta andare via perché purtroppo non ci sono treni per il rientro nell'area napoletana e anche in altre zone della provincia di Salerno. Salerno fa luci di artista, ma non mette un servizio a disposizione di treni per chi viene a Già Salerno. hanno messo le navette, insomma, Però sarebbe stato molto più utile mettere un treno che partiva verso le 10 e mezza da Salerno, perché molto spesso poi può essere vengono. un'idea, anche perché ci Certo. sono le fermate intermedie, Ci sono insomma, delle quindi. fermate e tantissima gente, ripeto, era costretta ad andare via senza poter poi consumare un pasto sul posto e Una finire a scala. segnalazione che facciamo a chi di dovere, anche Certo. perché insomma diventa un po' tosta camminare per Salerno sabato e domenica, ma noi Diciamo che è impossibile quasi. non ci spaventiamo. Allora, diciamo subito, perché vedo che la regia ha già presentato il prossimo Sì, appuntamento è domani organizzato. sera. Ricordiamo, Archeo Club sono tutti appuntamenti gratuiti, Sempre. si paga se c'è l'ingresso, si paga Domani l'ingresso, nemmeno quello. nemmeno l'ingresso domani, quindi è Nemmeno proprio visita gratuito, guidata. assolutamente low cost. Si Sì. va a Anzi, nessun nostro costo. sconto. Alla Certosa No di costo. San No, a Martino a Napoli. Napoli, buona visione, ci hanno mandato la clip, eccola qua, questa. Certo, e appuntamento è alle ore 21 davanti alla Certosa di San Martino, dove ci sarà la visita guidata a cura del servizio accoglienza del Museo Nazionale della Certosa di San Martino, dove c'è anche una sezione molto bella dedicata ai presepi, c'è un'altra sezione molto bella che raffigura attraverso i quadri lo sviluppo urbanistico della città di Siamo a Napoli. Napoli, no, A Napoli. diciamolo, certo. E vi dico veramente qualcosa da Zona zona San Martino. San È Martino. possibile arrivare anche con la funicolare, però poi non è possibile il rientro perché ovviamente i treni non ci sono poi a quell'ora. Quindi bisogna venire obbligatoriamente con la macchina, uscendo semmai all'uscita Vomero, che è La più la più idonea. Vi dico solo un'altra cosa velocemente, veramente è un'occasione imperdibile questa di vedere la Certosa, non solo perché non si pagherà nulla, ma perché è uno dei gioielli di Napoli dove si gode, oltre alla parte culturale, ma anche una stupenda vista sul golfo di L'abbiamo Napoli, visto, sulla Napoli eccola città. qua, questo Poi qua. dopo chi vorrà rimanere andremo a mangiare una pizza, ma questo Ma questo è un dettaglio, insomma. No, perché c'è stata anche richiesta di organizzare spesso vuol dire questi. Offerta da Archeo Club. No, 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 no. No. Noi non chiediamo soldi, ma nemmeno ne possiamo spendere, quindi Pizza che chiaramente alla romana, se si paga, ognuno paga il voglio dire. Sì, suo. eroicamente alla romana, insomma. Allora parliamo adesso di Diffusione Teatro, Scusami, vorrei sì. sottolineare, domani sera alle ore 21, appuntamento davanti alla Certosa di San Martino. Domani sera, martedì, ore Si 21. vedono pure le luci di Napoli. Sì, Napoli tu sì, per bellissimo. forza. Non sono Ma tu hai fidatissimo. visto? Non sono luci artistiche, sono luci normali a Sono Napoli. luci bellissime, il panorama è stupendo. La Baia di Napoli è considerata una delle 3-4 baie più belle del mondo, quindi purtroppo per alcuni, ma è inarrivabile, insomma, per quante piazze costruiamo. Allora, invece
Teatro, Diffusione Teatro. Sì. Che cos'è innanzitutto? Quando nasce, come funziona? Perfetto. Nasce tanti anni fa, nasce nel 1983. E quindi è un'associazione che ha resistito 28 anni, il che già è un fatto consistente, insomma, diciamo, è difficile sopravvivere. Dico, Leggia c'era già all'inizio, sì, tra sì, i fondatori. Io l'ho, diciamo, ideata e la, in qualche modo la dirigo. Dico in qualche modo perché noi non siamo d'accordo per la figura, diciamo, del guru, del maestro. Le risorse noi le facciamo, diciamo, sbocciare all'interno dell'esperienza. Tanto perché noi vediamo qualche immagine di quello che sì, si non è un, infatti non è un teatro vero e proprio. Diceva l'invito di questo convegno che abbiamo tenuto il 17 novembre scorso, diceva una palestra senza sipario, una palestra, diciamo, dove ci si allena, dove si allena l'attore che è racchiuso in ogni individuo. Le risorse sono appunto quelle che scaturiscono direttamente dall'esperienza e dal fatto di procedere in questo percorso. Ed è sicuramente un luogo di passaggio. Che cosa si fa? Stiamo vedendo probabilmente delle immagini in cui vediamo uno studio di Antonio Napodano e Cinzia Annunziata che hanno studiato delle prese, si chiamano così questi movimenti, che simulano un litigio, ma simulano anche lo scontro con gli eventi della propria esistenza, della vita, gli incontri casuali, quanti ne possiamo, diciamo, vantare nel nostro passato, no? Ci sono diversi incontri che sono avvenuti casualmente e che casualmente poi terminano. Quindi Diffusione Teatro è una palestra dove c'è un mondo parallelo al teatro e tutto quello che c'è prima del copione e tutto quello che non riguarda la produzione dello spettacolo, ma diciamo che orgogliosamente diciamo che è un luogo dove si fa una sorta di collocamento al lavoro dello spettacolo dal vivo, per lo spettacolo dal vivo, cioè questo. Tutti pensavano inizialmente che le risorse risiedevano nel talento e questo talento viene visto come un dono naturale che alcuni c'hanno e altri non ce l'hanno. Invece no, abbiamo capito che essendo l'attore imprescindibile dall'essere umano, così come la relazione umana è imprescindibile dall'essere umano, abbiamo capito che tutti quanti hanno questo talento, semplicemente che è nascosto sotto questo che con un bruttissimo termine nei manuali dei teatranti si chiama l'io sociale. L'io sociale che ci fa diventare professori, avvocati, architetti, eccetera, che in qualche modo costringe in una sorta di gabbia intellettuale il personaggio che c'è prima di tutti questi. Il personaggio che c'è prima di questi, qui che diciamo, è il poppante, è il bimbo che mette le dita nella presa di corrente perché non sa che magari può essere pericoloso. E quindi prima dello spettacolo che si dà di sé, c'è una sorta di organizzazione che anche qui è cosmogonica, cioè riguarda il mondo intero, l'universo intero, che è quello della personalità, la formazione della personalità. Quindi noi facciamo formazione permanente, per questo che io chiamo l'attore è con un termine che è abbastanza pittoresco, che è l'atleta dell'intelletto, è l'atleta della fantasia, dell'immaginario, perché deve provocare le emozioni. Vogliamo ascoltarne un po', perché questa che scena è? Ma veramente questo era un video da studio, quindi il balcone, il parlato lasciamo per vedere. Non ci sopporterebbe. Volete farmi morire senza testa? Oh, piccola regina, sciogliete i lunghi capelli d'oro. Poeta. Chiaramente poi è un... Sì, voleva... Sergio Corazzini, Dialogo di marionette. E quindi questa è una drammatizzazione di Dialogo di marionette di Sergio Corazzini, in cui vediamo i due performer che simulano l'incontro-scontro di due sentimenti. È questo, è manovrati dal destino, cioè il burattinaio è il destino che li muove e loro, malgrado la storia che sia diversa, perché riguarda balconi di legno, riguarda teste di legno, cuori di legno, loro sono costretti ad incontrarsi perché così vuole qualcuno. Questo è il tema di Corazzini. È un'antica, diciamo. Siamo abituati a cose. Devo dire, l'esperienza di Diffusione Teatro, che io ho conosciuto lo scorso anno, grazie agli amici della Chiureb di Torre Annunziata, devo dire la verità, e, anzi 2 anni fa ormai,
È un'esperienza bellissima, forse tra le più importanti nel panorama del Mezzogiorno, proprio, forse unica quasi in Italia. È studiata all'estero, anche da alcuni docenti americani che sono venuti proprio per vedere il loro modo di fare teatro. Perché non è un fare teatro finalizzato solo ed esclusivamente alla rappresentazione dello spettacolo, ma io credo che sia finalizzato soprattutto alla scoperta di se stessi. Quindi non è necessario che esca un attore professionista da questa palestra. Scusa, abbiamo un sottotitolo: se nasce l'uomo nuovo, l'attore non serve più. Questo è il nostro secondo, diciamo, logo. Però è pure un po' colpa nostra, no? Che cose del genere non vengono fuori, perché poi tu, quando parli di Torre Annunziata, Torre del Greco, Interland Napoletano, insomma è già un marchio di infamia che ti cade addosso. Insomma, poi, certo. Insomma, e invece ci sono delle realtà, ci sono delle realtà incredibili, straordinarie. Io adesso sto vedendo qui, credo che la regia stia mandando, lo vedo qui nel preview, Le Bagnanti, uno dello spettacolo fatto dalla compagnia Angelico il Bestiario. Sì, che è una creatura che praticamente sorge da diffusione teatro, come a tante altre. Certo, vediamo le stesse attrici, con le foto di Paola Manfredi, che tra l'altro è stata anche ospite. No, complimenti per la fotografia intanto, perché anche il video, sia queste foto, insomma, sono eccezionali, cioè, conoscenza di luce, molto molto belle. Quindi delle rappresentazioni veramente eccezionali. E hanno fatto scorso una stagione molto, molto bella, devo dire, ospitati poi nella comunità luterana di Torre Annunziata, che è una delle poche comunità luterane che non si è formata tedeschi in Italia, e sono ospitati lì, devo dire, con grande disponibilità, patrocinati in qualche modo, anche in modo molto distante, cioè nel senso che la nostra esperienza è un'esperienza laica che tende al professionismo, comunque tende alla collocazione al lavoro, quindi loro ci hanno consentito di fare quello che più ci garbava rispetto al progetto di formazione. Non ha esercitato mai nessuna forzatura, tipi in di questi censure. Tre decenni e più, quanti giovani si sono avvicinati? 3.600 e qualche cosa. 3.600. E pessima statistica, soltanto un centinaio poi fanno questo mestiere. Però sono contento, perché il risultato non voleva essere quello di fare 3.600 attori disoccupati, ma 3.600 persone che la pensano in un modo diverso. Quindi che vedono e si approcciano al mondo, esatto, alla realtà in un modo diverso. Al mondo dello spettacolo, e quindi con un atteggiamento anche critico, ma non stupidamente critico, perché contro. Solo spettacolo, poi è una visione globale della vita. Cioè, certamente. Avranno un approccio diverso anche su Monti, non so, sulla crisi europea. Come no? Insomma, certamente. Come la vedrebbe, per esempio, il teatro, la crisi europea? Ma la crisi europea a questo punto la vedrebbe imprescindibile da quello che è il futuro, perché purtroppo ci siamo arrivati e in qualche maniera non costretti, perché l'abbiamo scelto noi, tutto sommato. Quello che ci è avvenuto, mi ricordo di un'espressione che era quella che diceva: ogni popolo c'ha il governo che si merita, quindi probabilmente siamo distratti, siamo troppo interessati alle nostre cose. Mi vengono in mente tante di quelle occasioni di riflessione, no? Tipo per esempio il genitore che c'è il bambino alla scuola media, in quel momento si ricorda della scuola media e delle cose che non vanno alla scuola media. Quando poi il bambino passa al liceo e diventa un ragazzo, un uomo, ci si dimentica che la scuola media non funzionava come si conviene. È così. Una sorta di opportunismo, un mancato senso della partecipazione. Questa è l'Italia, il paese che ha dato i migliori frutti quando aveva un obiettivo comune da raggiungere. Questo c'è stato in modo particolare nel secondo dopoguerra, e c'è stato questa voglia di riscatto comune sociale. Devo dire anche un'altra cosa, che però nella loro esperienza non si rivolgono soltanto quelle del territorio vesuviano, sono, diciamo, delle province di Napoli e di Salerno, molti vengono anche da Salerno, c'è una ragazza di Fratte ad esempio. Ma noi siamo stati ospitati anche l'anno scorso alla rassegna dei Barbuti qui a Salerno. A Salerno. Certo. No, devo dire una cosa, veramente un'esperienza da sottolineare, perché è possibile fare cultura, ecco, questo vediamo il sito. No, facciamo vedere, così diamo anche il riferimento, sì. No? Un po' le coordinate per chi vuole raggiungere. Allora, io non lo so, lo vado a braccio, è aperto a tutti? A tutti ed è gratuito. Qualsiasi età? Minimo 18 anni. Minimo 18 anni, gratuito. Quindi gratuito. Quindi il lunedì e sera dalle 19.30 alle 22.30, c'è l'incontro cosiddetto di base. Cioè si fa un provino? No, assolutamente, no. È un incontro per il quale non si
prevede nessun tipo di preparazione. Anzi, se vengono persone che dicono io ho già molta esperienza, eccetera, sarebbe controindicato, perché praticamente diventa un ostacolo e non diventa una maniera di formarsi libera da ogni condizionamento. Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto, poi continueremo a parlare di diffusione teatro, di archeoclub, però visto che ci siete tutte e due, sì. No? Insomma, visto che per esempio voi fate riferimento ad Opronti, no? Certo. L'immagine stridente fra quello che è stato fino al recente passato, 1860, poi lei mi diceva, insomma, noi siamo frutto di quello, certo. È quello in cui siamo caduti, soprattutto in Regione Campania, soprattutto nel napoletano, no? Sì. Da cosa è generato secondo voi? Ma lo dicevo, una sorta di opportunismo, una sorta del vivere la vita pensando che tutto quello che c'è al di fuori non ci riguardi, invece non è assolutamente così. Facevo l'esempio della scuola, no? Non a caso, ma ci sono tanti di quelle occasioni di riflessione anche in questo senso. Il problema dentista, io me lo pongo se ho bisogno del dentista, cioè è lì che dico ma mi ha fatto la ricevuta, non mi ha fatto la ricevuta e così via. Cioè, nel momento in cui ho il problema contingente mi preoccupo di qualcosa, poi invece in generale non mi preoccupo di tutte le cose per le quali in effetti dovrei preoccuparmi. Il senso civico, dicevi tu, no? Certo, mancato senso della partecipazione della comunità e quindi mancato di far parte di una comunità. E ricordiamo poi anche un'altra cosa, che noi in questi anni siamo stati vittima di un'emigrazione dei migliori figli di queste terre. Ma come no? Perché molti non ce la fanno. E i migliori purtroppo vanno via. E vedo che sta vedendo questo Google quindi Map. No, stavo guardando la mappa, cioè noi che restiamo, quindi non siamo... No, purtroppo abbiamo perso 100.000 campane negli ultimi anni e sono andate via le persone più professionalizzate e con titoli di studi maggiori, che sono costate alla nostra realtà enormi fondi per essere, enormi capitali per essere formati e poi li esportiamo. Scusa Salvatore, non so se stanno mandando in onda. No, ma lo facciamo vedere, eccola qua, questa è la mappa, questa è la famosa E45 che sarà ultimata nei prossimi 35, no, credo... Fra poco vedremo le tre corsie, anche se è abbastanza caro. Sì. Ah, quello a sinistra è il mare, certo. Opronti siamo là, Pompei l'abbiamo vista, poi insomma scendendo sempre si arriva alla chiesa luterana, sì. Ecco che anche questa è una particolarità, e qui dentro c'è il teatro. C'è un cortile, il 19.30, 22.30. Posso dire qualcosa su questa mappa? Siamo di fronte alla famigerata, terribilmente nota, scuola della pedofilia, perché di fronte c'è quella scuola dove tanti anni fa sono avvenuti questi fatti, e appena a fianco troviamo ancora il quartiere Penniniello, che è una zona particolarmente degradata di Torre Annunziata. E io vorrei aggiungere qualcosa, noi abbiamo scelto di stare in provincia, perché gran parte delle risorse vengono dalla provincia. Io il mese entrante comincerò un laboratorio. Per risorse si intendono umane, non risorse umane, sicuramente. No, perché lo davo per sottinteso, quelle economiche effettivamente scarseggiano dappertutto. E dicevo, il mese entrante io inizierò un laboratorio esattamente sulla base della metodologia che applichiamo a diffusione di teatro al Forum delle Culture a Napoli, l'ex Istituto Filangieri, dove hanno chiesto questo tipo di collaborazione. Però rimane comunque la sede principale, Torre Annunziata, per una scelta. Ci interessa lavorare per il comprensorio vesuviano. Perché insomma è ricco poi di... Ed è particolarmente disagiato. Da cosa nasce tutta questa ricchezza di animo? Da un senso dell'appartenenza, da una gens che non c'è, perché non esiste la gens vesuviana, in quanto il Vesuvio di volta in volta cancella quel territorio, quindi la gens non c'è, ma lo diventa sulla base proprio di questa specie del campare, questa maniera di campare alla giornata, no? Che viene letta a volte come strafottenza, come modo di non fregarsene della carta per terra, eccetera. Ma in realtà questa è gente dall'animo estremamente magnanimo che non sa mai se si sveglierà il mattino dopo, più che gli altri, perché vive all'ombra di questo vulcano. Che a volte può fare le bizze. Volevi dire, Salvatore? No, ripeto, Torre Annunziata è una città molto particolare, dalle grandissime possibilità. Purtroppo
viaggia a marcia indietro, non con una marcia ridotta, proprio a marcia indietro. E negli ultimi anni sta cercando di recuperare, ma era la patria dei pastifici, la patria dei lidi, era il centro turistico più importante fino agli anni 50-60. Purtroppo la presenza incombente della malavita e una borghesia cittadina forse troppo distante dalla tutela degli interessi della città, distratta, qualche volta anche complice con la stessa malavita, ha fatto sì che una città di 60.000 abitanti si riduce a 44.000 abitanti, perdendo gran parte delle sue attività economiche e il meglio della città. Però è una città che vuole riemergere. È la città dei De Laurentiis, ecco, di Michele Prisco, di Maria Natale Orsini. Insomma, cioè, vabbè. È importante sapere che ci sta questo retroterra, però è importante sapere che poi ci sono anche tanti giovani che si misurano. Certo. Ogni giorno, al momento, quanti sono quelli che vengono? Ma noi facciamo un incontro massimo con 18 persone, proprio per un fatto di gestione. Dovessero mai aumentare, in questo momento sono una dozzina, dovessero mai aumentare io sono costretto a dividere il gruppo per ottenere un risultato migliore, diciamo. Questo è. Gli ultimi appuntamenti, perché siamo in chiusura. Sì, allora, ricordando l'appuntamento di domani sera, ore 21, davanti alla Certosa di San Martino a Napoli, ne vorrei segnalare, ci è arrivato come segnalazione da parte di alcune persone, un appuntamento molto simpatico per domenica 4 dicembre, diciamo nei pressi dell'Osservatorio Vesuviano, ad Ercolano. L'incontro si chiama Clima, Energia e Lavoro, organizzata da Lega Ambiente e Parco del Vesuvio. Ci sarà la visita dell'osservatorio, una mostra della mattina al pomeriggio, e la cosa simpatica, ci saranno anche delle esposizioni di oggetti artigianali realizzati da Giandola e Lian sul materiale di riciclo. Grazie al materiale di riciclo si possono riutilizzare appunto e creare degli oggetti, anche perché è una piccola economia. Allora, da mercoledì in poi ci sarà l'annuncio per questo evento anche sui nostri siti che noi ben conosciamo, amici di Facebook in modo particolare, amici dell'Archeo Club Nuceri Alfatelli. Grazie ad Edoardo Zampelle, grazie al Salvatore De Napoli. Velocemente alla fine, diffusione teatro gratuito, si va il lunedì, non si sopra le 18, se no si va a doppia giornata, chiunque vuole venire da tutta la regione. Come al solito. Ben accetti? Da 28 anni a questa parte. Grazie di nuovo, grazie a quanti ci hanno seguito. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, fra poco con un'altra pagina di ore 12.